Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Signore, tu hai posto la tua dimora in mezzo a noi. Fa che questa dimora sia la dimora tua. Tu vuoi essere l'unico a dimorare dentro il tuo santuario. Signore, ti chiediamo che questo luogo sia il luogo della tua dimora, dove non ci sia posto per altre. E ti chiediamo, Signore, che la dimora interiore, quella del cuore nostro, sia una dimora dove ci sia tu solo. Signore, purifica la tua dimora interiore e purifica questo luogo da tutto ciò che disdice alla tua dimora, che è la dimora santa, pura e immacolata. Ti chiediamo la santificazione di questo luogo e la purificazione della dimora interiore di ciascuno di noi. E per questo è che imploriamo con il rito della lustrazione, della purificazione, questa doppia purificazione e santificazione. Dio eterno e onnipotente, che hai voluto per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, che l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna, benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Aspergimi, o Signore, con il sopo e sarò purificato. Lavami e sarò più bianco della neve. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio. A quanti giungerà quest'acqua porterà salvezza ed essi canteranno alleluia. Jesus.
Gesù, 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 guidami, oh Signore, guidami. Gesù, 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 cambiami, cambiami. Gesù, 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 salvami, salvami. Gesù, 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 Gesù. Sgorgata dal tuo fianco, oh Cristo, Signore, una fonte di salvezza che ci lava dal peccato e in tutto il mondo rinnova la vita, alleluia. O Padre, che all'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizie dell'umanità nuova, purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, benedici il tuo popolo e ravvive in noi per mezzo di quest'acqua il glorioso ricordo del santo battesimo, per Cristo nostro Signore. Amen. Salve Madre Santa, tu hai dato alla luce il Re che governa il cielo e la terra per i secoli in eterno. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettura. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. A me, Giovanni, fu detto: ecco i miei due testimoni. Questi due sono i due olivi e le due lampade che stanno davanti al Signore della terra. Se qualcuno pensasse di far loro del male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici. Così deve perire chiunque pensi di far loro del male. Essi hanno il potere di chiudere il cielo perché non cada pioggia nei giorni del loro ministero profetico. Essi hanno anche potere di cambiare l'acqua in sangue e di colpire la terra con ogni sorta di flagelli tutte le volte che lo vorranno. E quando poi avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. I loro cadaveri rimarranno esposti sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove appunto il loro Signore fu crocifisso. Uomini di ogni popolo,
tribù, lingua e nazione vedranno i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non permetteranno che i loro cadaveri vengano deposti in un sepolcro. Gli abitanti della terra faranno festa su di loro, si rallegreranno e si scambieranno doni, perché questi 2 profeti erano il tormento degli abitanti della terra. Ma dopo 3 giorni e mezzo un soffio di vita procedente da Dio entrò in essi e si alzarono in piedi, con grande terrore di quelli che stavano a guardarli. Allora udirono un grido possente dal cielo: «Salite quassù!» E salirono al cielo in una nube sotto gli sguardi dei loro nemici. Parola di Dio. Cantiamo insieme. Sei tu, Signore, mio rifugio e mia salvezza. Sei tu, Signore, mio rifugio e mia salvezza. Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia. Sei tu, Signore, mio rifugio e mia salvezza. Mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta i popoli. Sei tu, Signore, mio rifugio e mia salvezza. Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, suonerò per te sull'arpa a 10 corde, a te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide tuo servo. Sei tu, Signore, mio rifugio e mia salvezza. In piedi. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Quando Dio si manifesterà, saremo simili a Lui. Chi ha questa speranza purifica se stesso come Egli è puro. Alleluia, 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 alleluia. Secondo Luca. Gloria a te, o Signore. E
In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali negano che vi sia la risurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se a qualcuno muore un fratello che ha moglie ma senza figli, suo fratello si prenda la vedova e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo, e poi il terzo, e così tutti e 7. E morirono tutti senza lasciare figli. Da ultimo anche la donna morì. Questa donna, dunque, nella risurrezione, di chi sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta per moglie? Gesù rispose: I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della risurrezione dai morti non prendono moglie né marito. E nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli, essendo figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgono, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando chiama il Signore Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, Dio di Abramo. Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono per Lui. Dissero allora alcuni scribi: Maestro, hai parlato bene. E non osavano più fargli alcuna domanda. Parola del Signore. La parabola serve qui a Gesù per ribadire una verità fondamentale della nostra fede, la risurrezione. I sadducei, per metterlo in difficoltà, gli pongono questa domanda: avete ascoltato il Vangelo? Una donna terribile che si asciuga 7 marite uno dopo l'altro, ed essi domandano insipientemente: di chi sarà questa donna? Avrebbero dovuto dire: di nessuno, e chi la vuole? Ne ha fatte morire 7, nessuno la rivendicherà. Non capivano. Ma a Gesù preme dare una risposta a questi sadducei che non credono alla risurrezione. Gesù ribadisce questo dato fondamentale che anche oggi viene messo in dubbio, che anche oggi viene malmenato. Ed è uno degli errori che serpeggia
pericolosamente anche in mezzo a noi. Dice Gesù: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della risurrezione dei morti non prendono né moglie né marito, e ne possono più morire perché sono uguali agli angeli, e siccome sono figli della risurrezione sono figli di Dio. Gesù stabilisce innanzitutto una realtà che discrimina i figli della morte, i figli di questo mondo, dai figli della risurrezione, i quali hanno una sorte eterna, e lì in cielo quelli che sono stimati degni della risurrezione non hanno bisogno di prendere marito o moglie, moglie o marito. Queste cose appartengono a questo mondo, è una categoria mondana. Lì in cielo non ci sono relazioni di moglie e marito, di figli e padre. Tutto ciò che è umano lì non conta, conta l'essere figli della risurrezione. E sono come gli angeli di Dio, sono figli di Dio, i figli della risurrezione, non maschio, non femmina, cioè dove il sesso non conta, dove le relazioni umane, le categorie umane non contano più, sono come gli angeli del cielo, con un altro ordine, con un'altra disposizione, un ordine eterno, una disposizione eterna. E Gesù ribadisce di nuovo la realtà della risurrezione, negata tenacemente dai razionalisti sadducei. E dice: quando Mosè fu davanti al roveto ardente, il Signore si presentò: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Ora questo Dio non è un Dio dei non esistenti più. Che Dio è il Dio dei non esistenti più? Se Abramo, Isacco e Giacobbe non esistono più, se invece il nostro Dio è il Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, questi personaggi esistono, hanno il loro Dio, dunque appartengono ai figli della risurrezione. Il Dio non è Dio dei morti, è il Dio della vita, è il Dio dei vivi, perché tutti vivono per Lui, quelli che credono in Lui. Il discorso di Gesù tappò la bocca a tutti. Tutti davanti alla verità dovettero chinare il capo e dire: Maestro, hai detto la verità, hai parlato bene. A noi serve questo discorso di Gesù per ribadire la verità della risurrezione dei morti. Oggi le sette pseudo-religiose, che sono circa 10.000 nel mondo e che fanno capo alle sette più grosse, come la New Age, con 25 milioni di aderenti,
e a tante scuole che oggi vanno per la maggiore e che con diverse denominazioni sfuggono alla nostra attenzione e si infiltrano in mezzo al popolo cristiano per eliminare la sofferenza, per dire che l'uomo si può salvare da sé, perché l'uomo è immortale, l'uomo non muore e quando muore in apparenza muore perché si reincarna, che vogliono eliminare la sofferenza con le scuole di guarigione, ce ne sono tante. Tutte queste sette che imperversano e che forse sfuggono alla maggior parte di noi, pur adescando tanti di noi senza che ce ne accorgiamo, perché ci sono tanti libri e libretti che vanno per la moda, perché ci sono anche tanti prodotti che noi usiamo, compriamo, che inoculano queste idee. In tutta questa faccenda il principe di questo mondo, il maligno che vuole inquinare la verità cristiana. E la verità cristiana è che Gesù è risorto e con Lui noi risorgeremo, noi che crediamo in Lui. Però, ecco la parola del Vangelo, quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della risurrezione. Dunque ci sono tanti i quali non sono giudicati degni dell'altro mondo, non sono giudicati degni della risurrezione. C'è una categoria e una categoria. La categoria di quelli che non sono degni dell'altro mondo e non sono i figli della risurrezione ma i figli della morte. E c'è una categoria che sono degni dell'altro mondo e sono i figli della risurrezione. Due categorie che già sono in questo mondo ma che noi non vediamo. Due categorie che saranno svelate alla morte, quelli che andranno alla vita eterna, quelli che andranno al supplizio eterno. E allora bisogna scegliere finché siamo in tempo la via da imboccare, ed è la via della fede in Cristo Signore. Dice Gesù: chi crede in me avrà la vita eterna. Io sono la risurrezione e la vita. Ma questa fede comporta una vita di fede, le opere di fede. Questa vita di fede in Cristo Gesù comporta non vivere per il mondo e del mondo, noi che viviamo purtroppo in questo mondo, non essere del mondo, dove ci acceca il potere, l'avere e il piacere. Gli uomini di questo mondo invischiati in queste tre reti, questi uomini non saranno degni dell'altro mondo, della risurrezione. Hanno già in questo mondo la loro vita e la loro soddisfazione, il potere, l'avere e il piacere. Nell'altro mondo invece sono quelli che appartengono alle beatitudini, i poveri, i miti, gli oppressi, i perseguitati, i calunniati, i sofferenti, coloro che lottano per la pace, i puri di cuore. E con loro due categorie. La categoria di coloro che
vogliono il piacere, perseguono il piacere, in contrapposizione con la categoria dei puri di cuore. Licenziosità e purezza di vita, ecco la distinzione. Fratelli e sorelle, la purezza della vita, la purezza del cuore, che si contrappone al demone del piacere che investe gli uomini di questo mondo. Ecco la prima distinzione, la prima discriminazione che fa il Signore tra gli uomini disonesti, gli uomini del piacere, gli uomini della pornografia e gli uomini della purezza del cuore. Non si predica abbastanza la purezza in questo mondo immerso in tutte le malvagità sessuali. Maria nostra madre è la madre dei puri, Maria Vergine, figlia del Padre Vergine, che dà la luce a Gesù Vergine in verginità, che stabilisce la verginità o la purezza come marchio di fabbrica dei nuovi figli di Dio, che stabilisce la legge della castità come la legge del mistico corpo del Signore. Non c'è posto nel corpo del Signore per gli impuri, e lo proclama Paolo, nei fornicatori, negli impuriti, negli impuri possederanno il regno di Dio. Non potranno essere i figli della resurrezione. Tra i figli della resurrezione si entra per la via della purezza. Entreranno soltanto i puri di cuore, quelli che conservano la purezza della mente, la purezza del cuore e la purezza del corpo. Per gli altri non c'è posto. L'altro demone, che il primo e il più grande, è il demone del denaro. Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Ma chi è attaccato al denaro in questo mondo seguirà la sorte del denaro. Guai a voi ricchi che avete la vostra gioia in questo mondo, avete tutto. Per voi non è il regno dei cieli. Gesù tuona contro l'attaccamento al denaro. Non è che il denaro in se stesso sia cattivo, ma è l'attaccamento al denaro che è cattivo. E siccome il denaro esercita un grande potere di attrazione, tra tutti le tre realtà è quella che domina in questo mondo. Lo dice la scrittura, omnia pecunie obedient, tutto in questo mondo obbedisce al denaro. Col denaro si aprono tutte le porte, tranne una, quella del cielo. Il denaro fa ciechi, ossia acceca quelli che vedono e dà la vista a quelli che non ce l'hanno. Quando il luccichio del denaro penetra nel cuore, l'uomo è perduto. Guai alle infiltrazioni del denaro nelle cose sante di Dio. Quando Gesù entra nel Tempio e gli mite numeri di cuore, prende la sferza e caccia i cambi e valute dal Tempio. Eppure quei cambi e valute erano legittimati, perché dovevano cambiare la moneta romana in moneta ebraica, perché soltanto in moneta ebraica si poteva dare l'elemosina al Tempio di Dio, cioè non si accettava un'elemosina in
moneta straniera, ma soltanto in moneta ebraica, moneta sacra. E cambia valute, ecco che cambiavano le monete greche e romane che erano in voga in moneta ebraica. E qui ci mettevano il pizzo, nel luogo sacro. E Gesù tutto questo commercio non lo voleva. E buttò tutti fuori. La mia casa è casa di preghiera, non è spelonca di ladri. Fratelli e sorelle, è bene che di tanto in tanto facciamo sentire la voce della verità. Le nostre istituzioni spesso sono inquinate dal demone del denaro. A causa di Dio, con la scusa di Dio, noi cerchiamo il denaro, cioè cerchiamo l'interesse umano. Il denaro non è più un mezzo, ma diventa un fine, quando il denaro di per sé stesso diventa un fine, quando il denaro ci attrae, quando vogliamo il denaro per se stesso, quando il denaro ci attrae e ci tiene il cuore vincolato, quando perseguiamo il denaro, quando cerchiamo il luccichio del denaro, allora noi siamo nella via della perdizione e c'è l'inquinamento dei luoghi dove si traffica, dove si compra e si vende, dove si cerca il guadagno. Fratelli e sorelle, anche il rinnovamento può avere questo tarlo, il tarlo del denaro, ed è bene che noi alziamo la voce della verità. È un tarlo che può infiltrarsi nel legno del rinnovamento, tarlare le impalcature, tarlare tutto e far crollare tutto, perché se tutto obbedisce al denaro, noi che siamo uomini di questo mondo non siamo esenti da questa attrattiva del denaro, per cui bisogna combatterlo in tutte le manifestazioni. Il denaro sì ci vuole come mezzo necessario alla vita. Anche Gesù permetteva che ci fosse la cassa nel collegio apostolico, ma l'ha detta a Giuda, al traditore. Non volle che le mani degli apostoli si inquinassero con il denaro, era necessario, non ne poteva fare a meno, però l'ho detta Giuda, a colui che si doveva perdere, perché il denaro inquina. Usiamo il denaro tanto quanto è necessario e usiamolo come mezzo per trafficare, cioè per acquistare, per vivere nella vita, perché è il mezzo di comunicazione, perché è il mezzo della vita, ma mai il nostro cuore ci attacca al denaro, mai cerchiamo il denaro per se stesso. E dice Gesù, quello che è superfluit, quello che è superfluo, quello che vi resta, dato ai poveri, non ammassato nelle banche, nei libretti, nei depositi, ma dato ai poveri, perché questo vuole essere figli della resurrezione. Tenete quel tanto che è necessario, ma quello che è di più non è più vostro, è dei poveri della terra, e voi siete dei frodatori. Se avete denaro in eccesso e i poveri muoiono in mezzo a voi. Gesù non attacca tanto il denaro quanto l'affetto al denaro, quanto la ricerca del denaro, quanto tutto ciò che inquina la mente, attacca il cuore e all'origine di tante oppressioni, di tante infelicità, di tanto pianto in questo mondo. E c'è l'altro demone, il demone del successo e del potere. Gli uomini di potere che amano il potere non saranno mai figli della resurrezione,
hanno già il potere in questo mondo. Non cerchiamo il successo. Il diavolo tentò il nostro Signore di compiere la redenzione per la via del successo e della gloria, ma il Figlio di Dio operò la nostra resurrezione, cioè la nostra redenzione attraverso il sacrificio, attraverso l'umiliazione, attraverso l'ultimo posto, quando si inchinò davanti ai discepoli, lavò loro i piedi e disse: come ho fatto io, fate anche voi. Non sono venuto per essere servito, ma per servire. E Gesù prese l'ultimo posto. Il re di questo mondo, i capi di questo mondo fanno in questa maniera, ma per voi non siete così. Chi è il primo si faccia l'ultimo, e stabilisce la legge del servizio, dell'umiliazione, dell'ultimo posto, non del successo. Gli uomini di questo mondo si azzuffano tra di loro per chi deve essere il primo, per chi deve essere a capo degli altri, per chi deve dominare, per chi deve dirigere, per chi deve avere il sopravvento sugli altri. Qui comando io, qui governo io, gli altri devono obbedire. Il Figlio di Dio scelse l'obbedienza. Soltanto attraverso l'obbedienza, che umiliazione, si entra nel Regno dei Cieli. Chi non è obbediente non entra nel Regno dei Cieli. Come attraverso la disobbedienza di uno solo, tutti sono stati costituiti peccatori, così per l'obbedienza di uno solo, tutti sono costituiti giusti. Egli così apre la via agli uomini del ritorno all'Eden. Ed è per questa via che egli, dice la Scrittura, è causa di salvezza per coloro che gli obbediscono. Fratelli e sorelle, la via dell'obbedienza è la via unica della salvezza. Siate sottomessi gli uni agli altri. Fratelli e sorelle, nei nostri gruppi, un tempo, coloro che erano a capo avevano anche un loro superiore, perché obbedissero. E nei nostri annali francescani abbiamo che il superiore deve obbedire. San Francesco, quando smise di essere generale dell'ordine, chiese un superiore personale perché doveva obbedire, e gli fu dato Frate Leone, ma lui voleva l'ultimo novizio, l'ultimo e il più cattivo, perché l'obbedienza gli costasse. E quando Simone Ventura fu interrogato sui superiori cattivi, disse questa frase: cercateli, questi superiori cattivi, scorbutici, duri, e pagateli a peso d'oro, perché siano loro a governarvi. Vedete la sapienza dei santi, questo non lo vogliamo, perché è scorbutico, perché costui non ci governa bene, non capisce niente, è duro. Il santo dottore della Chiesa dice: se ne trovate qualcuno scorbutico, duro, compratelo a peso d'oro, perché quello vi farà obbedire e vi farà mettere nella via regia che conduce alla salvezza. La obbedienza è la via sicura della salvezza, la disobbedienza è la via sicura della perdizione. Chi si vuole salvare deve obbedire, chi si vuole dannare può disobbedire, chi disobbedisce è nella via della dannazione. Questa è la legge cristiana.
non amiamo il successo, il primo posto, ma l'ultimo posto, come vuole il Signore, e osserviamo la legge apostolica, siate sottomessi gli uni agli altri. Anche che uno sia all'apice, ami il suo superiore personale a cui obbedire. Se egli governa gli altri, anche lui deve sottomettersi a qualcuno, perché anche lui sia nell'obbedienza, perché senza obbedienza non si entra nella via regia della salvezza, come fece il Figlio di Dio. Non cerchiamo la gloria di questo mondo. La superbia, il fasto, i primi posti sono tutte vie di perdizione. Non andremo alla resurrezione. E la via di Gesù, la via del sacrificio, la via dell'umiliazione, la via della croce, la via del torto sfacciato. Gesù passò per tutti i torti di questo mondo per salvarci. Non possiamo farci giustizia da noi, la giustizia la farà Dio. Soltanto Lui. A noi tocca accettare le ingiustizie degli uomini per poterci salvare. È la giustizia di Dio che noi attendiamo, non la giustizia nostra. Dice Paolo, non fatevi giustizia da voi, perché dice il Signore, a me la giustizia, a me la vendetta, a voi l'amore. Fratelli e sorelle, vogliamo essere i figli della risurrezione? E allora dobbiamo imboccare questa strada. Beati i poveri di spirito, beati i puri di cuore, beati coloro che sono perseguitati, beati coloro che soffrono, beati coloro che cercano la pace. Signore, facci comprendere questa verità così astrusa, ma non c'è altra via per arrivare alla risurrezione, non c'è altra strada per noi per essere uguali agli angeli di Dio. Tutto il denaro di questo mondo, tutto ciò che ci ha letto in questo mondo, le ricchezze di questo mondo, producono la morte. Beati i poveri di spirito, beati i puri di spirito, beati coloro che soffrono a causa della giustizia, soltanto di questi è il regno dei cieli. E rallegriamoci, fratelli e sorelle, noi che abbiamo lasciato tutto. Noi che ci lasciamo opprimere dagli ingiusti e dei cattivi, noi calunniati e perseguitati, rallegriamoci, come dice Gesù, perché grande è la nostra ricompensa nel regno dei cieli. Rallegriamoci noi poveri della terra, che non abbiamo come sfamarci, che dobbiamo sempre combattere per bascare il lunario, perché nostro è il regno dei cieli. Beati noi. Quando soffriamo, quando non siamo più saziati, beati noi quando dobbiamo combattere contro le seduzioni, le tentazioni del mondo e ci manteniamo puri e santi nella mente, nel cuore e nel corpo, beati noi quando crocifiggiamo la nostra carne, perché nostro è il regno dei cieli. O Signore Gesù, ti preghiamo questa sera di essere tutti noi qui riuniti, causa per noi di resurrezione di vita. Ti chiediamo, Signore Gesù, per tutti noi questo grande dono, il dono della resurrezione dei morti, come siamo qui attorno a te in questa valle di lacrime e di combattimento, possiamo ritrovarci con te nel regno della gloria. Amen.
ascoltatemi voi che siete in cerca di giustizia, voi che cercate il Signore. Guardate la roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti. Guardate ad Abramo, a Sara, ma guardate a Gesù. Signore, tu vuoi che guardiamo a Gesù, la cava da cui tutti noi come pietre vive siamo tagliati, noi pietre vive che ci costruiamo in tempio santo del Signore, in tempio eterno. Amen. Ti preghiamo prima per noi. Signore, tu fai sentire questa parola. Suonate la tromba in Sion, date l'allarme sul mio monte santo. Tremene tutti gli abitanti della regione, perché il giorno del Signore è vicino. Il Signore fa udire la sua voce potente, perché tutti torniamo a Lui. Or dunque ritornate a me, dice il Signore, con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e benigno, lento all'ira e ricco di benevolenza, e si impietosisce riguardo alla sventura. Sì, o Signore, noi ti chiediamo innanzitutto la guarigione del cuore. Ti chiediamo, Signore, di guarire la guarigione della mente, la guarigione del cuore, la guarigione della vita. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti chiediamo, Signore, di aprire le nostre orecchie perché siano sempre attenti alla Tua parola, che è parola di vita. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, ti preghiamo di purificare il cuore, di pacificarci gli uni con gli altri, altrimenti non entreremo nel regno della vita. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. O Signore, ti preghiamo perché la Tua parola, penetrando dentro di noi, produca semi di conversione e non sia lasciata cadere in vano. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. E adesso, Signore, ascolta la preghiera che noi ti rivolgiamo per i nostri fratelli, per le nostre sorelle, per tutti gli uomini di questo mondo, perché Tu sii salvezza per tutti. Ascolta, Signore, la preghiera del Tuo popolo che si innalza a Te. Sii Tu la salvezza nostra e di tutto il mondo. Per questo, Signore, noi Ti preghiamo. Ancora, Signore, Ti vogliamo pregare per tutte le persone che si... questo biglietto che dice: Gesù mio, nella mia famiglia non c'è pace né amore ed io mi sento morire, non faccio altro che pregarti di giorno e di notte, non ho riposo, ti chiedo sempre perdono dei miei peccati. Ti chiedo di essere buono e misericordioso, abbi pietà di noi. Caro Gesù, sono 17 anni che siamo sposati e dopo questi anni di matrimonio sento che si va spegnendo ogni giorno di più. Mio marito si comporta come se io non ci fossi. Non c'è pace,
non c'è serenità, non c'è dialogo tra di noi, tanti problemi si affollano su di noi. Signore, vieni in aiuto, noi moriamo. Muoio io, muoio mio marito, muoiono i miei tre figli, uno dopo l'altro. Signore, vieni in nostro aiuto. Ecco il grido di una donna, ma il grido di tante famiglie. Non c'è la pace. Non c'è la pace quando manca l'amore, quando manca il timore di Dio, quando si diventi oppressori gli uni degli altri, quando il marito opprima la moglie o la moglie opprime il marito, quando i figli si ribellano. L'unico rimedio è la presenza di Dio nella famiglia, la presenza di Dio che è amore. L'unico rimedio è chiudere le porte al nemico dell'odio, al nemico della pornografia, al nemico che porta tutti i vizi del mondo. Quando entra il nemico fa scempio, chiudiamo le porte al nemico, apriamo le porte a Cristo. Nella fede, nell'amore, nell'abbandono a Dio ci sarà la pace e la salvezza. Il Signore richiama un po' tutti, richiama un uomo che ha molte ricchezze e ha dell'oro, molto oro. Il Signore dice: apri un poco la tua borsa e dà qualche cosa di quello che hai ai poveri, perché questi un giorno intercederanno per te quando tu troverai al mio giudizio. Fa quello che ti dico oggi per non trovarti male domani. Fatti amici i poveri, i quali intercederanno per te perché tu sia rimesso dal tuo peccato. Poi il Signore dice ad una donna: tu hai preso la lama e hai cercato di tagliare i polsi. Poi hai avuto paura, ma ancora la tentazione bussa al tuo cuore, butta via quella lama. Io sono il Dio della vita, affidati a me, non temere. E sopporto con pazienza, perché io verrò a visitarti e tu avrai la tua parte, dice il Signore. Il Signore vuole guarire tanti cuori. Vuole operare nella coscienza di tanti la guarigione del cuore. Il Signore sta guardando tanti cuori, sta visitando tanti cuori, sta determinando nei cuori delle operazioni di salvezza, ed è per questo che dobbiamo benedire il Signore. Il Signore aggiunge qualche guarigione ai bambini, guarigione che interessa i polmoni, i reni, ma soprattutto il Signore sta slegando i polsi di tante persone da tanti lacci, da tante catene di schiavitù. Dobbiamo per questo benedire il Signore. O Signore, noi ti benediciamo. E adesso, siccome non sappiamo che cosa chiedere e come chiedere, e siccome tutto è nelle mani dello Spirito, perché Egli soltanto sa che cosa chiedere e come chiedere, invochiamo lo Spirito del Signore, affidiamo le nostre suppliche, le nostre preghiere, i nostri bisogni allo Spirito Santo, sia Lui a chiedere, perché noi non sappiamo cosa chiedere e come chiedere. Gridiamo allo Spirito, invochiamo lo Spirito su di noi.
Crediamo al Signore. Signore, il mio cuore spera in te. Ravviva, Signore, il mio spirito. Guarisci, mio Signore, e rendimi la vita. Ecco la mia infermità, tu la cambi in salute. Tu preservi la mia vita dalla fossa della distruzione, perché tu ti getti dietro le spalle i miei peccati. Grazie, Signore. Grazie, Signore, del perdono. Grazie, Signore, perché tu avvii la guarigione dentro il mio cuore, nella mia vita, nella mia anima e nel mio corpo. Oh, Signore Gesù, ti ringrazio e ti benedico. E adesso, Signore Gesù, tu scenderai in mezzo al tuo popolo. Noi ci stringiamo attorno a te. Tu ti farai ancora carne e sangue per noi, perché noi troviamo in te la remissione dei nostri peccati, ritroviamo in te la nostra vita. Alleluia. Canto numero 41. Offrirti il mondo,
Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ci soccorro, Padre, l'immenso amore del tuo unico Figlio, che nascendo dalla Vergine non diminuì, ma consacrò l'integrità della madre, e liberandoci da ogni colpa, ti renda gradito il nostro sacrificio. Egli vi regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa è buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, commemorando la Beata Sempre Vergine Maria, per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nella eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si unisse le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo è il Signore. Santo, santo, santo è il Signore. Dice santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Salvatore e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a metterli a godere la luce del tuo volto. Ricordiamoci di tutti i nostri fratelli e sorelle defunti. Ricordiamoci dei morti della nostra famiglia. Ricordiamoci di tutti quelli che ci hanno preceduti nella patria eterna, appartenente ai gruppi di rinnovamento, e sono tanti. Ricordiamoci di tutti gli altri cari, soprattutto di quelli morti in disgrazia, tutti quelli morti nella strada, di tutti i trucidati, gli ammazzati, tutti quelli che sono state vittime di violenza, di tutti, Padre Eterno, abbi misericordia. A tutti, o Signore, doni il perdono dei peccati e per il sangue del tuo Figlio, che è eloquente più di quello di Abele, concedi il perdono, la remissione dei peccati e la vita del tuo Figlio Gesù. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen, alleluia, amen, alleluia, amen, alleluia. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, noi, o Padre, ci presentiamo a te, Padre della misericordia e dell'amore. Tu ci dai tuo Figlio, lo dai in mano a noi peccatori per la remissione dei nostri peccati. Noi tutti ti abbiamo ucciso il Figlio e tu lo ridoni a noi, perché in Lui uccisa da noi, noi abbiamo la vita. Padre Santo, ti preghiamo in questo momento, ascolta la nostra preghiera, manda la pace in mezzo a noi, quella tua, non quella nostra, perché quelle che fabbrichiamo noi è una pace di carta, una pace di paglia, ma la pace tua, quella che scende nel sangue del tuo Figlio, immolato per noi, quella che comporta la morte nostra e la proclamazione della tua resurrezione,
È questa pace che noi chiediamo, Padre, che restiamo tutti dentro la tua volontà e che il perdono permanente sia dentro di noi, davanti a noi, attorno a noi, senza del quale non avremo mai la pace, né con te, né con gli altri, né dentro di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre Santo, liberaci il cuore dalla durezza, libera gli occhi dalla cecità, libera le orecchie dalla sordità. Signore Gesù, Figlio di Dio, implora in questo momento dal Padre la liberazione dalle nostre durezze. Noi non piangiamo più, non versiamo più lacrime sui nostri peccati, versiamo lacrime sulle nostre ferite, ma non sui nostri peccati, con cui abbiamo offeso te e abbiamo offeso i nostri fratelli. E senza queste lacrime abbondanti, di giorno e di notte, di giorni e di mesi, non c'è remissione dei peccati. Padre Santo, è il peccato che ci offusca la mente, è il grande impedimento alla pace con te e tra di noi. Signore, dacci la conversione, il pentimento dei nostri peccati e le lacrime che scendono a fiumi dai nostri occhi per mesi e mesi, per piangere non le nostre ferite, ma per piangere il nostro peccato che è la causa di tutti i mali. Padre Santo, liberaci dalla durezza del cuore, dacci il pianto sul nostro peccato, non sui peccati degli altri, ma sul peccato mio, sul peccato personale, e fa che liberi da ogni turbamento, da ogni angustia, perché col perdono dei peccati ogni angoscia cessa e sboccia la pace. Fa che nella pace che noi chiediamo a te germogli l'attesa del nostro Signore Gesù Cristo, il Salvatore delle anime nostre. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo benedetto, ci rivolgiamo a te, siamo duri di cuore, siamo ciechi e siamo sordi ai tuoi richiami. Tu ci hai detto, vi lascio la pace, vi do la mia pace, ma noi la pace non la vogliamo. Dacci la pace, quella tua, quella che scende in un cuore contrito, in un cuore che è cosciente del proprio peccato, in un cuore che lacrime è spezzato per il proprio peccato, non per i peccati degli altri. Non guardare, Signore, le mie miserie, ma guarda la fede della tua Chiesa che facciamo nostra, e dona a noi l'unità e la pace, secondo la tua volontà, o Padre, secondo la tua volontà, o Figlio, secondo la tua volontà, o Spirito Santo, tu che nell'unità della natura e nella Trinità delle persone regni e vivi nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di amore fraterno.
nella mia angoscia ho invocato il Signore ed Egli mi ha esaudito. Dal profondo degli inferi ho gridato e Tu hai ascoltato la mia voce. Sì, o Signore, Tu ti impietosisci verso il popolo che prega, verso coloro che dal profondo dell'angoscia gridano a Te, e noi Ti benediciamo. Ti benediciamo perché Tu hai ascoltato la voce dell'angosciato. Per una persona che è malata il Signore dice: figlio mio, non avvilirti nella malattia, ma prega il Signore ed Egli ti guarirà. Purificati, lavati le mani, mondi il cuore da ogni peccato. E per tutti il Signore dice questa parola. Su, riconciliati con Lui, tuo Signore, e tornerai felice. Accogli la legge dalla sua bocca, poni la sua parola nel tuo cuore. Se tu ti rivolgerai all'Onnipotente con umiltà, se allontanerai l'iniquità dalla tua tenda, estimerai come polvere l'oro e come ciottoli dei fiumi l'oro di Ofir, allora l'Onnipotente sarà il tuo oro e sarà per te argento a mucchi. Lo supplicherai ed egli ti esaudirà, e tu scioglierai i suoi voti. Egli umilia l'alterigia del superbo, ma soccorre chi ha gli occhi bassi. Egli libera l'innocente, e tu sarai liberato per la purezza delle tue mani. È un testo di Giobbe 22. Signore, noi ci rivolgiamo a Te. Se noi stimiamo la Tua pace più che l'oro di Ofir, se noi ci distacchiamo dal denaro, Tu sarai l'oro per noi. Signore, se noi ci umiliamo davanti a Te, il Tuo cuore si apre verso di noi, perché Tu ami chi si umilia davanti a Te, e Tu ami coloro che con purezza di cuore volgono a Te lo sguardo. Signore, questa sera, interpellate dalla Tua parola, noi ci umiliamo davanti a Te. Noi Ti offriamo il frutto delle nostre labbra e del nostro cuore. Ricevici, o Signore, nella Tua grazia. O Signore, noi ci umiliamo davanti a Te, perché Tu sei con chi si umilia, con chi si batte il cuore, perché Tu sei un Padre per Israele. O se voi conoscessimo il suo amore, se noi conoscessimo quanto Dio ci ama, noi correremmo davanti a Lui, ci butteremmo ai Suoi piedi, ci lasceremmo abbracciare da Lui. Egli non fa distinzione di persone, perché per tutti ha dato il Suo Figlio. Ti ringraziamo, Signore, delle guarigioni che stai operando, che hai operato e che ancora opererai, delle guarigioni del cuore, della guarigione di un fegato ingrossato, la guarigione di un rene, la guarigione di un occhio sinistro. Signore, ti ringraziamo perché Tu purifichi il sangue di Tue persone. Ti ringraziamo di tutte le altre guarigioni che Tu stai operando, ma opera, Signore, dentro il mio cuore, guarisci il mio cuore, Signore, ed io sarò salvato. Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti dei Tuoi sacramenti in questa celebrazione in onore della Beata Vergine Maria, fa che sul Suo esempio collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione
per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Adesso Gesù scenderà in mezzo alle folle. Gesù ci guarderà uno per uno. Avrà da dire una parola a ciascuno. Farà penetrare il suo sguardo nel fondo del cuore. Lasciati guardare, fratello e sorella. Gesù ti comprende e ti ama. Lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e benissimo sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Siamo tutti, no? Gesù. Pochi o molti che siamo. Tu sei sempre presente all'appuntamento, non manchi mai. E di questo dobbiamo rendere conto, Signore. Tu non manchi mai. Se c'è qualcuno che manca, siamo noi. Sei sempre pronto ad accoglierci. Sei rimasto lì nel sacramento dove ti abbiamo collocato noi uomini. Ti abbiamo chiuso in un tabernacolo. Sì, ti abbiamo messo lumine, fiori, ma ti abbiamo chiuso in un tabernacolo, in un carcere. E noi andiamo per i fatti nostri tutto il giorno, di tanto in tanto ci fermiamo davanti a te, ci diciamo come stai, come ti senti. Questa sera ti adoriamo, diciamo tante parole belle, ma poi ti richiudiamo nel tuo tabernacolo e tu resti sempre solo nella tua solitudine per noi. La tua presenza è sempre di costante, sei sempre in quelle ostie. Sei sempre presente dentro la piscina e non ti stanchi mai. Gesù, ti chiediamo perdono della poca attenzione che abbiamo verso di te. Passiamo e spassiamo una volta, quasi senza accorgerci di te. E poi ci lamentiamo se qualcuno non ti accorgi di noi, passa e spassa, non ti accorgi di noi. Quante volte noi passiamo e spassiamo senza accorgerci di te. E questo è grave per noi. Quante volte ti lasciamo solo, giornate intere, senza ricordarci di te. Signore, è quando ti preghiamo, vieni qua per lamentarci di questo, di quello. Veniamo qui per chiederti, ma non veniamo qui per amarti, per consolarti, per stare con te, per perdere qualche minuto con te. Stiamo attenti all'orologio, al tempo. Andiamo, e tu sei sempre lì fermo. Signore, ogni volta che io ci penso, mi vengono i brividi. Quando tuo padre mi domanderà come hai trattato mio figlio nel sacramento, certamente mi darà conto
e non mi racconto di te come ti ho trattato nel sacramento. Se il mio pensiero è stato sempre a te, se mi sono preoccupati di te solo nel tabernacolo, se ho vegliato qualche minuto con te, se ho avuto attenzione a te, oppure se sono stato trascurato, sensibile, o se non ti ho calcolato, se non ho avuto riguardo per te. Signore, tutto questo del Padre tu mi domanda racconto. E io cosa posso rispondere a tuo padre? Lui mi dirà, ecco, io ti ho dato mio figlio, te l'ho mandato fino a casa. Tu gli hai fatto una bella nicchia, un bel tabernacolo, lo hai chiuso là. Ma quale cura hai avuto di lui? Quale attenzione? Signore Gesù, io ti chiedo perdono per me. Non so come devo cavarmi davanti a tuo padre quando mi devo andare a conto. Come me la potrò cavare? Non lo so io. E se tuo padre non userà la sua infinita misericordia, non quella finita, ma quella infinita, non so come andrà a finire. Gesù, questa sera sono qui con le mie sorelle, con i miei fratelli, per dirti perdono, perché non ti ho trattato bene, non mi sono accorto di te, ti ho trascurato. Sorelle care, fratello caro, non dobbiamo chiedere perdono a Gesù se lo abbiamo trascurato, se siamo dimenticati di lui, l'abbiamo lasciato qua. Noi che ci diciamo le adoratrici di Gesù, le ancelle di Gesù. Perdonaci Gesù, perdonaci Gesù, perdonaci Gesù. Qua tante volte abbiamo chiacchierato tra di noi davanti a te, ci siamo azzuffate davanti a te, incuranti di te, come se niente fosse, non lo sguardo a te. Padre del cielo, tu ci domandi tanto come abbiamo trattato tuo figlio, il tuo unigenito. Tu quasi ti sei spossessato di lui e l'hai messo qui, quasi l'hai buttato qui nelle nostre mani e noi te l'abbiamo chiuso qui con la scusa di adorarlo, di amarlo presente, di averlo vicino. E dopo aver fatto tanto per averlo vicino, lo abbiamo trattato da un solitario lontano, chiuso, separato da noi. Padre eterno, ti chiediamo perdono. Nel giorno del giudizio, sicuramente, sicuramente tu ci domanderai conto. Se domandi conto come abbiamo trattato i nostri fratelli, se ci domanderai conto come abbiamo amato i nostri fratelli, se abbiamo detto anche una parola di male contro il fratello, ci domanderai conto. Se ci domanderai conto di tutto ciò che facciamo al minimo dei fratelli, quale conto non domanderai a noi di come abbiamo trattato il massimo tra i fratelli e Dio, uguale a te? Come ci potremo scusare? Come ci potremo scusare? Ma questa sera, almeno per un momento, ti chiediamo perdono di aver trattato male il tuo figlio. Ti chiediamo perdono di aver avuto un riguardo verso di lui, amore verso di lui, attenzione verso di lui. Se lo abbiamo trattato come un oggetto qualunque, non come una persona viva,
e non come la persona eterna di Dio. O Gesù, Figlio di Dio, ti segui nel sacramento dell'Eucaristia, vivo e vero. Dalla realtà del tuo corpo e del tuo sangue, o Gesù, siamo qui ai tuoi piedi. Questa sera veniamo a te. Non abbiamo nulla da offrirti. Le nostre mani sono vuote. Eppure tu ci hai detto, nel libro del Levitico, di non presentarci mai mani vuote davanti a te. Questa sera siamo a mani vuote. E se c'è qualche cosa nelle nostre mani, il nostro peccato, la nostra trascuratezza, tutto il male che facciamo, quello sì che è nostro, ma non abbiamo nulla da offrirti, ma ti offriamo quello che abbiamo, ti offriamo quel poco amore che abbiamo perché tu lo ingrandisca e lo gradisca. Ti diamo anche il nostro peccato perché tu lo distrugga. O Gesù, Salvatore nostro, amore nostro, vita nostra, da cui dipende tutta la nostra eternità, ti chiediamo perdono per averti trattato bene, di averti trascurato, e non c'è nessuna coerenza che possa dire io ti ho trattato bene come meritavo. Perché qualunque cosa noi avremmo fatto, di grande, di bello, di continuo, sarebbe stato sempre indietro da quello che tu vorresti e quello che abbiamo fatto. Per cui tutti siamo debitori che più che meno. Gesù, io per la mia parte ti chiedo perdono, perché pur avendoti in casa ti ho trascurato, quando passa la mattina ti trascuro. Quando me ne vado la sera ti trascuro, quando passo qui davanti a te ti trascuro, Gesù, ami pietà di me. Pietà di me, oh Signore, pietà di tutti, oh Signore, ti chiedo perdono per me, ti chiediamo a tutti perdono gli uni per gli altri, ognuno di noi ti chiede perdono, e ognuno per gli altri chiede perdono. Abbi pietà di noi, perdonaci le nostre trasgressioni e dacci un cuore sensibile, un cuore che ama. Signore Gesù, oggi tu ci hai detto nel Vangelo che hai bisogno di adoratori in spirito e verità, e questo è il tempo, Signore, che tu cerchi adoratori in spirito e verità. Noi siamo manchevoli, Signore, nei tuoi riguardi. Signore, non ti abbiamo cercato, non siamo stati capaci di vegliare nemmeno un'ora con te. Quegli amici, Signore, come Pietro, Giacomo e Giovanni, che tu hai chiamato vicino a te per vegliare, si sono addormentati, Signore, e siamo quelli, siamo noi, Signore. Perdonaci, oh Signore, ti chiediamo perdono, ma metti nel nostro cuore stasera questo desiderio di cercarti, di stare vicino a te, di stare perlomeno un'ora a pregare con te, Signore, perché in quell'ora tu ci dai tutto il paradiso. Signore, stare uniti con te davanti al sacramento dell'Eucaristia è il dono più grande, la preghiera più alta, Signore. Stamattina Padre Matteo ce l'ha detto, ed è vero, Signore, perché quella preghiera è un'adorazione a te, riconoscere te che sei l'Altissimo, il Dio dell'universo, Signore Gesù. E questo, Signore, noi stasera ti chiediamo di farci veramente veri adoratori, Signore. Fai che ti cerchiamo e che ogni giorno, per come c'è scritto in quella regola, Signore, perlomeno ti possiamo adorare mezz'ora, Signore. Signore, per questo noi stasera ti preghiamo con tutto il nostro cuore, metti questo desiderio di stare con te perlomeno mezz'ora al giorno.
perché senza questa preghiera intima con te noi non possiamo fare nulla, Signore. Faccelo capire, Signore Gesù. Per questo io ti voglio pregare per me, per i miei fratelli. Ascoltaci, oh Signore. Signore, io ti voglio lodare, ti voglio bene. Ti voglio ringraziare per la preghiera di Padre Matteo. Signore, se dice a lui che ti trascura lui, Signore, io sono questa allora, Signore, quando mi presenterò davanti a te. Signore, lui ti serve nei fratelli, eppure dice che non sta con te. Signore, cosa dovrei dire io? Io ti chiedo perdono, Signore, per tutte le volte che entro ed esco dalla chiesa e ti rivolgo solo una parola. A volte mi sento, non mi sento degna nemmeno di stare vicino a te. Tanta possibilità. A volte vengo da dentro in chiesa con il cuore e con la mente, ma a volte passo con tanta indifferenza e a volte non ne ho voglia. Sono un po' aggiornato, Signore. E di questo ti chiedo perdono, Signore, perché ho tanta grazia di Dio, a volte l'asciugo. Ti chiedo perdono, Signore, perché non ti so amare come ti vorrei amare. Ecco, Signore, però io mi offro a te. E questo te lo dico, Signore, dall'abisso della mia miseria. Ecco, Signore, io mi offro a te per l'estensione del tuo regno nel mondo, perché tu sia conosciuto ed amato. Ma mi offro a te anche per quelle persone, Signore, che ti chiamano e corrispondono al tuo amore, perché tu possa concedere loro un cuore innamorato. Ma ti chiedo, Signore, anche di avere pietà di me e di concederlo anche a me. Un cuore innamorato sempre più di te, perché in tutto quello che facciamo, Signore, siamo costantemente uniti a te, come tu sei unita al Padre e allo Spirito. Ti prego, Signore, di donarci questo Spirito perché guidi il nostro cammino, la nostra vita, le nostre parole, tutto ciò che facciamo, perché davvero possiamo adorarti in spirito e verità. Per questo, Signore, un'altra preghiera ti voglio fare. Ecco, stamattina il Vangelo era quello della Samaritana. Signore, ti prego, donaci sempre sete di te, perché non cerchiamo altra acqua, perché sei tu l'acqua che disseta, l'acqua della vita, perché l'acqua che beviamo in questo mondo, Signore, fa marcire come i fiori, Signore, quando sono tagliati e messi nel vaso, dopo alcuni giorni muoiono. Così è l'anima che viene distaccata da te e si nutre dell'acqua della vita. Ma io penso questo, Signore. Voglio rimanere unita a te, Signore. Per donarti tutto il mio amore, Signore, quell'amore che tu metti nei nostri cuori. Per questo ti lodo e ti benedico. Gloria a te, Gesù. Mi hai donato tanto, Signore, io non ti ho saputo ringraziare, lodare e benedire, Signore. Per come avrei dovuto fare, Signore. Signore, ma io confido in te, Signore. Confido nella tua misericordia, Signore. Ti chiedo di cambiare il mio cuore, io sto per te lo offro, per le mani della Madonna, ti offro il mio cuore, Signore. Affinché si possa regnare, Signore, sempre dentro di me. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Signore, per questa nostra trascuratezza nell'adorazione, noi tutti chiediamo perdono. Concedici la grazia di poterti riconoscere, di piegare le ginocchia ogni volta che passiamo davanti a te, e fa che spendiamo un po' di tempo ogni giorno
perdiamo alcuni minuti, li perdiamo per te ogni giorno, perché quei minuti sono preziosi, non li perdiamo ma li guadagniamo. E se è vero così la scrittura, chi perderà la propria vita la troverà. Se noi perdiamo tutta la nostra vita per te, la troveremo tutta. E se noi perderemo un poco della nostra vita per te, certamente quel poco di vita che perdiamo per te la troveremo. Invece non siamo sicuri di ritrovare gli altri giorni, le altre ore che noi cerchiamo la nostra vita, cerchiamo di vivere la nostra vita. Quelle sono ore perdute, perché chi cerca la propria vita la perderà. Le ore più sicure, quelle che noi non perderemo, sono quelle che perderemo per te. E se noi in un'ora al giorno la perdiamo per te, almeno quell'ora la guadagneremo. Signore, ti chiediamo di perdere qualche minuto per te ogni giorno. E se non possiamo materialmente stare davanti a te, ma che almeno con la mente pensiamo a te nel tabernacolo, e quel pensiero fa sì che la nostra vita non sia perduta, anche quando è lontana materialmente da te. O Gesù, che sei nel sacramento dell'Eucaristia per noi, questa sera ti vogliamo chiedere perdono a te e a tuo Padre se ti abbiamo trascurato. Quanta trascuratezza! Ti chiediamo sinceramente perdono. E questa sera vogliamo, per un momento, restare con te, per compensare tutte quelle ore, tutte quelle giornate che siamo stati lontani da te. Lode e gloria a te, Signore. Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te, non è nel cielo perché lo dica chi salirà per noi in cielo, per prendercelo e farcelo dire e lo possiamo eseguire, non è di là dal mare perché lo dica chi attraverserà per noi il mare, per prendercelo e farcelo dire e lo possiamo eseguire. Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metti in pratica. Signore, tu metti dentro il nostro cuore la tua parola. Noi sappiamo quello che dobbiamo fare. Non c'è bisogno di informarci che cosa dobbiamo fare. Non c'è bisogno che noi attraversiamo il mare per domandare a qualcuno che ne sa di più. Che cosa dobbiamo fare? Né salire alla montagna, né andare oltre i confini. Per sapere quello che dobbiamo fare, tu, questa è la tua parola. Quello che tu vuoi da noi, l'abbiamo già dentro il nostro cuore. E che, come diceva Sant'Agostino, noi stiamo fuori e non stiamo dentro. Signore, diceva Agostino, io ti cercavo, mi affannavo tutto il giorno, eppure tu eri dentro di me. Signore, fa che rientriamo in noi stessi e cerchiamo dentro di noi la tua parola.
quello che tu vuoi e lo mettiamo in pratica. Quante cose tu vuoi, Signore, ma tutto quello che tu desideri da noi si racchiude in una sola parola, che ti amiamo. Quando noi ti amiamo facciamo la volontà del Padre. E questa è la vita, che noi facciamo la volontà di Dio. Lode e gloria a te, Signore. Buongiorno Matteo, io ho visto una corona d'oro poggiata su un bastone tutto d'oro ed era, c'erano due bilance. Cominciavano a dondolare queste bilance e una cadeva per le nostre terre. Ma cadeva con il peso? Oppure senza... No, senza pesi, c'era solo la corona che teneva sul bastone e una poi scivolava mentre dondolava le bilance. Signore, fa che la nostra bilancia sia sempre a posto e che noi valutiamo il bene e il male davanti ai nostri occhi. Fa che non perdiamo la misura, non perdiamo il peso dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti, delle nostre opere. Fa che ponderiamo tutto. La bilancia è la ponderazione, ma che noi ponderiamo tutto, pesiamo tutto davanti ai tuoi occhi. Quello che è bene, quello che è male. Tu seguiti a dire qui nel Deuteronomio, versetto dopo, ecco, ho posto davanti a te come una in bilancia la vita e il bene, la morte e il male. Scegli. Signore, tu ci dai facoltà di scelta tra il bene e il male, tra la vita e la morte. La bilancia davanti ai nostri occhi. Signore, se noi vogliamo vivere e vogliamo amare, penda, Signore, la bilancia con la vita e con l'amore, perché la bilancia è il positivo. Signore, ti chiediamo di scegliere sempre la vita, di scegliere sempre il bene, di evitare il male, di evitare la morte. Lode e gloria a te, Signore. Padre Matteo, invece quando lei ha detto della corona, a me è venuto Apocalisse 3:11. Ecco, verrò presto, tieni saldo quello che hai perché nessuno ti tolga la corona. Signore, tu vuoi che noi abbiamo la corona davanti ai nostri occhi e sul nostro capo. La corona sono i meriti, cioè è coronato che vince, è la corona della vittoria, fa che nessuno ci tolga la corona della vittoria sul male. La corona della vittoria sulla morte, la vittoria su tutto ciò che è negativo, che nessuno ci tolga questa corona, perché queste corone saranno sul nostro capo quando entreremo in cielo. Tutti i santi del paradiso hanno la corona, che poi le pongono ai tuoi piedi, perché è tutto merito tuo. Il bene che noi abbiamo fatto sulla terra, ma fa che ci presentiamo tutti incoronati, perché è detto, colui che perseverà sino alla fine, costui sarà coronato. Lode e gloria a te, Signore. Lode e gloria a te, Signore. Oh Signore, per avere questa corona abbiamo bisogno della tua fortezza, perché
Signore, sono cominciati i tempi della persecuzione e noi non sappiamo tenere duro, Signore Gesù. Io sono poi così, io vi denuncio anche a te, molto debole, Signore. E ti chiedo il dono di resistere, perché non so resistere, Signore. Non so amare i miei nemici, Signore. Signore, non li so amare. Signore, magari dopo sì, ma sul momento reagisco. Io ti chiedo, Signore Gesù, questa sera il dono della fortezza, il dono della perseveranza, il dono di sapere amare anche coloro che mi fanno del male, coloro che mi fanno soffrire, coloro che non mi amano, Signore, ma che mi odiano. Signore, io ti chiedo stasera per me, per questi miei fratelli, Signore, di sapere amare anche coloro a cui diamo tanto fastidio, anche con la nostra presenza, Signore. Pur amandoli, Signore, noi diamo fastidio. Signore, sono arrivati questi tempi per noi e noi ti chiediamo, Signore Gesù, il dono della fortezza, il dono di resistere a tutti questi dardi infuocati. Signore, donaci questa grande fede stasera. Signore, rivestici delle tue armi. Signore, rivestici della tua corazza. Signore, mettici l'elmo sul capo. Signore, rivestici della verità. Signore, fai questo per noi perché noi non resistiamo, Signore. Siamo molto deboli, Signore Gesù. Per questo io ti voglio pregare, Signore. Ascoltaci. Signore, ti preghiamo di non prenderci molto sul serio, di non calcolarci molto quello che vale sei tu. Noi contiamo ben poco e le cose che ci stanno attorno contano ben poco. Signore, dacci la vera misura delle cose e valutiamo quello che vale, per quello che vale, e quello che vale poco lo valutiamo per poco. Quello che vale, oh Signore, sei tu, è la tua volontà, è la tua persona, ma noi non contiamo nulla. Nessuno si valga più di quanto sia. Signore, i guai nostri incominciano quando noi ci prendiamo sul serio, quando ci valutiamo molto, e allora sentiamo su di noi tutte le angherie che ci fanno gli altri, tutte le cattive parti che ci fanno gli altri. Allora noi le sentiamo vivamente, perché contiamo molto davanti ai nostri occhi. Dacci la grazia, Signore, di non contare molto su di noi, di non valutarci più di quanto noi siamo, di valutarci intanto quanto siamo tuoi figli, ma per il resto fa che noi moriamo noi stessi, perché i morti non sentono più nulla. Fa che noi siamo morti alle cose del mondo, sì, e viviamo in te. E reagiamo quando viene toccato il tuo nome, quando viene toccato tu. Ma quando siamo toccati noi, fa che noi reagiamo, perché siamo dei morti a questo mondo. Fa che arriviamo a questo, Signore, è difficile, ma ti chiediamo di arrivare a questo. Benedicici questa sera, ti offriamo tutte le nostre mancanze, ti offriamo tutti i nostri risentimenti, tutte le nostre difficoltà, a causa che ci valutiamo troppo, che ci crediamo sempre qualcuno, fa che non ci valutiamo molto davanti a te.
e davanti agli altri. Ma ci valutiamo per quelli che siamo e che l'unica cosa importante per noi sia la conoscenza di te, l'amore di te. Tutto il resto sia spazzatura. Fa che arriviamo a disincagliarci da tutte le cose, quasi quasi dal bene e dal male, e scegliamo te, l'unico vero bene, ci inabissiamo in te, ci identifichiamo in te e viviamo di te e per te. Fa che noi dimentichiamo noi stessi, anche la stessa nostra santità e perfezione, ma amiamo unicamente te. Il tuo amore sia glorificato, sii tu l'unico vero Dio, l'unica realtà, e vogliamo essere inabissati in te, vivere di te, tutto il resto conta poco, basta che tu ci sia nel mondo. Lode e gloria a te, Signore. E adesso diciamo questa seconda lettera di Pietro. Abbiamo conferma migliore della parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei nostri cuori. Sappiate anzitutto questo: nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio. Qui si riferisce alla profezia che troviamo nelle Scritture, ma c'è anche la preghiera assembliare che comporta la profezia che di tanto in tanto si fa sentire. Signore, ti chiediamo di stare attenti alla profezia, e mentre noi troviamo la conferma di quanto tu ci dici e vuoi che noi facciamo nella parola dei profeti e della scrittura che è stata consegnata alla Chiesa e che ci viene interpretata dalla Chiesa, perché non è soggetta a privata interpretazione, troviamo anche conforto nella profezia assembleare, quelle che tu ci dai durante la riunione di preghiera, perché abbiamo il discernimento per cogliere la tua parola tra le molte parole che vengono date, e ci consoliamo del tuo intervento nel colloquio che noi facciamo con te, e facciamo tesoro di questa, quella parola che tu ci dici, perché tu, anche quando la prendi dalle Scritture, la attualizzi per noi in quel momento, quella parola diventa operativa in noi se noi la accogliamo con animo sincero. Signore, ti chiediamo di tendere sempre di più alla profezia, secondo l'insegnamento del tuo apostolo Paolo, tendete alla profezia, ma ti chiediamo che soprattutto la nostra vita diventi profetica, sia il Vangelo vivente, sia denunzia del male e sia annunzia del bene, la nostra vita. Fa che chi ci vede e chi ci sente sia ammonito del male e sia così aiutato nel compiere il bene, si è spronato al bene. Tu ci hai detto che gli uomini vedano le nostre opere buone e glorifichino il Padre che sta nei cieli.
ti chiediamo di essere luce per il mondo, ti chiediamo di essere profetici, anzi di vivere la nostra profezia, e ti chiediamo di aprire sempre la bocca alla profezia, perché la profezia dica la verità agli uomini. Ti chiediamo la profezia della bocca e la profezia della vita. Fa che non si chiuda mai la nostra bocca alla verità, ma ti chiediamo soprattutto che la nostra vita sia conforme alla verità che annunziamo. Dal sorgere del sole fino al tramonto, lodate il nome del Signore. Dal sorgere del sole fino al tramonto, lodate il nome del Signore. C'è la benedizione, se ce ne andiamo. Amen. Alleluia. Sia lodato.